Senta, Presidente, con tutto il rispetto, ma noi qui a Tintoria abbiamo una rubrica, 191 puntata, mi capirà, che si chiama Cacare in discoteca. È tutto vero, Presidente, 191 puntate così. Dove per discoteca si intende un luogo dell'anima, un posto in cui dici no, Dio ti prego, non qui. E invece proprio quello è il momento in cui... Daniele, intanto ti devo fare i complimenti per questa rubrica, è meravigliosa. E capisco bene di cosa parli, perché mi è successo proprio di recente una cosa imbarazzante, diciamo. Sai com'è? Le feste appena passate ci hanno dato tutti dentro con l'abbacchio, il vino, il pandoro, e inevitabilmente, soprattutto a una certa età, qualcosa nell'intestino te se scombina. E proprio oggi non ci avevo la conferenza stampa con i giornalisti ed improvviso mi coglie un attacco di sciolta. Credo che su questo l'Unione Europea possa giocare un ruolo sicuramente rilevante, in maniera più coesa. Signori, io devo andare in bagno, non so come fa. Vi giuro, vorrei farcela per altre tre domande, ma posso? Che devo fare? Scusatemi. Adesso ne abbia la facoltà. Spero di essere stata abbastanza esaustiva. Grazie Giorgia per questo meraviglioso aneddoto. Anzi, scusa se mi prendo questa confidenza di chiamarti per nome, ma è meraviglioso. Poi considerate che c'avevo pure il vestito bianco, quindi sarebbe stato veramente pericoloso se non fossi arrivata in bagno in tempo. Lo possiamo dire, anche il presidente del consiglio può avere dei movimenti intestinali che la possono mettere in imbarazzo. È giustissimo normalizzare, anche l'uovo dell'anno appena passato caca. Stefano, vuoi aggiungere qualcosa? Sì. Vai, ti vedo carico. Davvero un bell'aneddoto, presidente. La ringrazio, intanto ci tenevo ad aggiungere Forza Roma. Sempre Forza Roma. È una cosa nostra, di noi, Dea Magica. Sì. Presidente, lei ha questa caratteristica molto evidente, diciamo, che la caratterizza. Oddio, che è il fatto che sono bionda? Sì, anche, ma lei è, lo possiamo dire, è di destra. Ah, sì, sono di destra. E con tutto il rispetto abbiamo scoperto oggi che anche lei... fa la cacca. Certo, si può dire tranquillamente. Ma non è che per caso le è capitato, non so, così per caso, una volta di cacare nello stesso bagno di Berlusconi? Senti Stefano, ma sai che sì?